I ministri degli esteri dell'Unione Europea chiedono una pausa umanitaria per la striscia di Gaza, ma senza invocare apertamente un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. I rappresentanti dei 27 stati dell'Unione si sono incontrati a Lussemburgo per discutere gli ultimi sviluppi della guerra in corso in Medio Oriente. I pareri sono in alcuni casi discordanti, ma perlomeno c'è consenso sulla necessità di introdurre cibo e medicinali a Gaza. As a person who would be against a ceasefire means no one gets killed that day, but we have to think about what the goals are. And for Israel, and I think for the Western world, the goal would be to go after Hamas, the terrorist organization which has been terrorizing Israel for very many years. There is a terrorist organization controlling Gaza, sending rockets every day, perpetrated a barbarous attack on Israel territory. So the question is how such a ceasefire should be established. It needs to be established on both sides, since it's valid, and I hope that no one is not... understanding that Israel has a right for self-defense. La posizione ufficiale assunta dall'Unione Europea fa in effetti riferimento al diritto di Israele all'autodifesa, ma nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Da Bruxelles, tuttavia, non è arrivata la chiara richiesta di un cessate il fuoco, come invece dall'ONU. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sostiene che non ci sia contraddizione tra il sostegno a Israele e la protezione dei civili palestinesi a Gaza. Of course, a call for a ceasefire would essentially be telling the Israelis, stop. And there are a number of people, leaders within the EU, that don't agree with that. They would want to see Israel given the chance, given the opportunity to, as they put it, eradicate the extremist elements in Gaza. I don't think that they will. But nevertheless, that's another story. That's a military discussion to be had. Come ritengono molti analisti e esperti dell'area, bisognerebbe comunque, prima o poi, pensare a come rimettere in sesto un nuovo processo di pace a lungo termine,